Bentornati amici di Zio Papillon, di Real Zio Papillon, ad una nuova parte, la seconda di Harry Potter e il calice di fuoco. Nella prima parte, dopo aver riso a lungo sopra le varie schifezze del gioco, dalla grafica alle opzioni a tutto il resto, siamo sfuggiti all'attacco dei Mangiamorte nella partita di Quidditch da finale di Coppa del Mondo e siamo arrivati ad Hogwarts, dove ci apprestiamo ad affrontare la lezione di difesa contro le arti oscure, tenendo in mente che il Signore Oscuro è tornato e c'è il mitico Malocchio Moody, cioè Zucchero. Vai! E baila! Anche qui possiamo di nuovo riselezionare il personaggio. Quindi lancio da questo momento il sondaggio: che personaggio volete che io utilizzi nei vari capitoli? Ovviamente oggi sceglierò ancora Cermione perché Daniel Radcliffe e quell'altro tipo Rupert Grint non mi stanno tanto simpatici. Quindi direi di scegliere la buona Cermione e di proseguire nel nostro racconto. Comunque sono contento per il successo che ha avuto di ascolti la prima parte. Ok. Si vede che è sempre un gameplay molto amato, a quanto pare. Oddio, cos'è sta roba? Vabbè, non so cosa sia sta roba, quindi la salterò. Harry, Ron Grafica e di ultima Hermione generazione, almeno c'è incontrarono sempre Malocchio nostro Moody nella Claudio lezione Moneta. extra di difesa contro le arti Ah. A oscure. gratis. Ti stai chiedendo perché ti ho portato qui, vero? Sì. Qui imparerete a difendervi. Vai e ricordati, vigilanza costante. Questo credo sia quello che Come doppia facevo prima a Joker vederti? nella serie di Usate una fattura. videogiochi di Batman e anche nel cartone animato, quello un po' più recente, che è un grande, grande doppiatore. Attenti alle gelatine blu. Ah, Vi ricordo consiglieranno di lanciare che il incantesimi più sistema potenti. di tasti è uguale rispetto al Adesso primo. supera la porta della prossima stanza. E pensate un po', si muove ancora con le frecce, cioè scusate, ma è una cosa inconcepibile. Va bene. Qui c'è qualche mostro, questi li abbiamo già incontrati. I Molto più Doombog, agile. che vengono immediatamente riconosciuti Lancia dalla rapidamente le signorina cappelle, Granger. una Bella dopo l'altra. forza. Qui i ragazzi non si stanno impegnando tanto, eh. Grande, lo sappiamo. Cosa ti piace, Perché non signorina provare con un Granger? incantesimo? Magicus Extremus! Bo 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 bo
mia! Ben fatto. Non ho capito neanche perché l'ho fatto, è un attacco molto potente. Ci sarebbe potuto servire più avanti, ma vabbè. Sì. Siamo tornati indietro. Piccolo errore. Che non doveva essere commesso. Accio. Per ora l'originalità di questo gioco impressione in positivo not. Not so much. Lana Ron facesse qualcosa, eh? Mi ricorda l'inutile Pippo in Kingdom Hearts. Questo è Halloween, questo è Halloween, 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 Halloween. Era il mio mondo preferito in Kingdom Hearts, quello di Halloween. Non mi dispiaceva neanche quello della sirenetta, eh. Però quello di Halloween, insomma, era un altro pianeta, eh. È anche piuttosto lungo. Sì, dato abbiamo sconfitto, stiamo sconfiggendo tutti i Dagbog, quello che sono. Non c'è libertà d'azione in questo gioco. Sostanzialmente si è bloccati a quel poco che bisogna fare, che è affrontare queste inutili lezioni col professor Zucchero. Ascoltare lui mentre canta per 7 ore Baila Morena e basta. Gli altri comunque non stanno facendo sostanzialmente una cippa di minchia.
Io sto facendo tutto io, gli altri guardano. Che perché ci piace ovviamente. Beh, ovviamente dai. Non li biasimo, chi è che non vorrebbe guardare noi? Però, insomma, siamo pur sempre la mitica Emma Watson, c'è Hermione. Comunque non fanno. Vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di altro. Come al solito vi invito a suggerirmi argomenti per la discussione sotto in chat. Per insomma, joinare la conversazione, ovviamente. Vi ho chiesto di votare per il personaggio che dovremmo usare. Seppure hanno tutte le stesse caratteristiche e fanno tutti bene o male le stesse cose. Non riesco a capire se qua i nemici verranno giù all'infinito o se prima o poi finirà. Interessante questa cosa, eh. Wake up in the morning feeling like. Vabbè, facciamo Magic Use Extremes, dai. Mamma mia, quanto spacchiamo i culi! E continua ad arrivare, comunque. Non riesco a capire se è un trucco per il professor Moody per dirci siete in trappola, ragazzi, non andrete mai da nessuna parte, e dico mai da nessuna parte, oppure... Boh. Vigilanza? Costante. Boh, anche perché non mi mira da altre parti. Fateci passare! E ne arriva un altro, puntuale come le tasse. Facciamo così, ne sconfigo altri 10, poi metto in pausa e cerco di scoprire come si fa ad andare avanti, eh. Non è che non bisogna... Così va bene. Ah... Attenzione! Beh. Non si capisce perché, ma ho usato un un Wingardium Leviosa e per qualche motivo a me oscuro le gelatine rosse vi doneranno nuove. Siamo andati avanti. Almeno adesso fanno qualcosa anche gli altri. Oh, lancio perfetto! A caso! Ouch! Non sono anche tirato in testa. Orbi! Scusami Ron, non volevo. E lo schiaffetta. Beh, questo pezzo è piuttosto divertente anche perché stiamo morendo. Ah! Dicevo, suggerite spunti di discussione, non lo so. Come mai le gelatine sono state realizzate in maniera così oscena? Potrebbe essere un buon motivo. Perché non posso neanche girare la telecamera? Potter, alzati! Ah, è morto, bene. Bravo Harry. Bella figura di... Bella figuraccia ci fai fare a me e a Ron, che siamo così diligenti. Comunque ho meno vita io di Ron, eh. Che è tutto dire, eh. Palle, oh, ma continua ad arrivare gente. Palle, oh. Perché se spiegasse quello che vuole che facciamo, non lo so, se mi dicesse wow, boh, devi distruggere sti tipi con degli incantesimi normodotati, non lo so. Eccolo! Molto bene, avete ancora molta strada da fare. Già, speriamo non troppo però. Entra nella prossima stanza. Ma io non voglio entrare nella prossima stanza, sto tanto bene qua. Questa... Mamma mia, non so cosa sia... Allora, lancio i suggerimenti, secondo voi chi è questa tipa? Votate sotto. O date suggerimenti, insomma. Usate l'incantesimo accio. Che è la cosa credo che abbia fatto di più in questo gioco, fino a questo momento. Non male, Potete attirare a voi delle ricompense fuori portata lanciando accio. Già. Non che prima non lo sapessi, Comunque è bello come le gelatine proprio se ne vadano con nonchalance fuori dallo schermo.
Non c'è niente di meglio dei dolci magici per recuperare energia. No, non c'è niente di meglio dei soldi per avere tanti soldi. Oh. Un nuovo incantesimo, forse. Cosa ci insegnerà? Flipendo? Alomora? Glacius? Siamo tutti in attesa di scoprirlo. Questo c'avevo un'idea su chi fosse. Beh, William Defoe, anche se non gli assomiglia per niente. Però dico William Defoe perché mi andava di dire William Defoe. Acqua Eructo! Sembra uscito da Pulp Fiction, comunque, Harry. E vai, avanzamento di livello. Siamo super novizi adesso. Bene, lanci, lanci, lanci. Boh, chi se ne frega, non ce ne sbatte. Sì, sì, ok, va bene. 10 nuove figurine ottenute. Guidiamo con grande margine la leadership. Un solo campione può trionfare nel torneo delle gelatine. E questo campione deve superare prove molto pericolose. Belle parole, veramente, di un vero leader. Victor Krum. Yeah! Fleur de la Cure! Fine, Cedric Diggory. Non dirlo con troppa eccitazione, magari, se no alla fine magari si fa male. Harry Potter. Così, a caso. Non si incazza, eh? Harry Potter, fine. Boh. Ci hanno dato proprio l'idea, di quello, del fatto che il nome di Harry Potter non doveva essere in teoria in questo torneo, ma no, 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 non vi preoccupate. Vabbè, andiamo avanti, va. Vabbè, scelgo ancora Hermione. Sì. Potter, se vuoi sopravvivere al torneo Tre Maghi, ti suggerisco di iniziare a raccogliere gli scudi Tre Maghi. E ricorda, vigilanza costante. E ricorda, Tre Maghi, Tre Maghi, scudi Tre Maghi, Tre Maghi, scudi Tre Maghi, scudi Tre Maghi. Dunque, io volevo dire una cosa. Prima cosa, perderemo un sacco di tempo in questo gioco a raccogliere le gelatine. Almeno in questo gioco le gelatine non servono a pagare il pizzo a Fred e George, che già è un miracolo se si vedranno in questo gioco. Fred e George è un miracolo anche se si vedrà Piton, credo, minchia, ma continua a venirne giù di gelatine, che cazzo è? Andiamo, oh, è pazzesco, Per spegnere il fuoco dovete usare acqua eructo. Dimmi il tasto di acqua eructo, da bravo. Buon uomo, C. C non era? Acqua eructo! Molto bene. Ui, ci voleva proprio. Ouch! Vi brucerete! No, no, no! Ci darà una bella rinfrescata acqua eructo. No, il fuoco, scusate. Invece acqua eructo ci farà andare Dovrete a fuoco. Dovrete collaborare per estinguere i fuochi più grandi. Mi piace comunque come doppiatore. Mi serve una mano. Cosa sta facendo Ron? Non male. Il getto. Ouch. Qualche problema nel indirizzare il... Allora Ron, io inculo uno dei due, giuro. Tra sti due cretini. Ben fatto. Oh. Ma però non gliene frega niente, che dovremmo andare tutti e tre nello stesso, vabbè. Aiutiamolo qua a spegnere. Tutti e due coglioni, guarda. Tutti e due coglioni, Harry e Ron. Guardali, va fantastico. Oh! Harry è il primo a cedere. Oh, bene. Bene così. Acqua eructo. Ecco, ovviamente. Uno va da una parte e uno va dall'altra, giusto, no? Ma giusto così. Si sa, non vorrei mai, Harry intanto rimane lì come Grisul draghetto. Ma cos'è? Mamma mia, che scia quest'acqua! Che scia realistica! Posso anche muovermi da sinistra a destra per controllare il getto. Quello me l'ero un po' perso. Ma va bene.
Almeno non ci sono un miliardo di Bobby qua. Incantesimo Billo Bollo. Non credo ci servirà tanto. Non attiriamo però le cioccolane. Vabbè. Ouch! Senti bene, Hermione? Madafacca! Credo di sì. Ouch. Ma non so much. Ragazzi, ci svegliamo, grazie. Dai. Perfetto. Buono. Ovviamente le gelatine se ne vanno dallo schermo e non posso neanche recuperarle. Giusto così direte voi. E invece... Oh, le salamandrone nazionali, ancora più brutte in questo gioco. Cioè, nell'altro erano i Nafias. Provate a spegnere la salamandra prima di usare una fattura. Che poi, Acqueructo non è una fattura, Acqueructo stesso. È diventato un coniglio! O il coniglio... Boh. Beh, se è diventato un coniglio è l'incantesimo più figo della storia. Ora puoi lanciare una fattura. Wow. Ah sì, diventa un coniglio. Che cosa sciccosa. E neanche tanto, abbastanza triste dover far esplodere un povero coniglio. Magari è una specie di ultima speranza. Oh! Cazzo è successo? Si è gonfiato. Esplode, mille pezzettini. Magari ha utilizzato l'Apiforce. Però è brutto, dai, povero coniglietto. Non ci ha mai fatto niente a nessuno. Vabbè, a parte a tutti i poveri animaletti che avrà ucciso. Però insomma, quella è la legge della natura, no? No? No. Siamo all'esterno. Posso salvare? Vabbè. Se potessi salvare, chiuderei qui la parte. Ma la chiudo qui comunque, al limite mi rifaccio il pezzo iniziale. Un ringraziamento dal vostro Zevapion della Zevapion. Bellissimo questo tuono che ha appena mandato in tilt tutti i colori del gioco. Ci vediamo nella prossima parte. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Continueremo quindi Difesa contro le arti scure nella prossima puntata. E come al solito date un'occhiata ai miei canali consigliati. Date un'occhiata al mio Twitter. Date un'occhiata al gruppo di Steam di Deol. Iscrivetevi. Quando arriveremo a un certo numero magari inizieremo a proporre qualcosa. Per il momento è tutto, e se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma! A presto! Bacio!